Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo appuntamento con WWE Supercard. Siamo in pieno evento Ring Domination Jinder Mahal, signori. Ci siamo già presi la carta Ultimate di Natalia e la WrestleMania 33 AJ Styles. Ottima, ottima carta, signori. Siamo già a circa 2, 3, 4, 5, 6 shard rotte di Jinder Mahal. Spero entro oggi e domani, entro un giorno e 10 ore all'incirca, di poter prendere questa carta. E vedremo ragazzi se in tutte queste altre shard rimanenti troveremo qualche altra bella sorpresetta. Ad ogni modo ragazzi, in questa settimana abbiamo giocato due team Battleground. Una dovremo andare a prendere proprio le ricompense adesso, infatti come vedete laggiù sta lampeggiando la nostra casella di posta. Mentre la scorsa team Battleground che si è conclusa mercoledì sera, non so se questo video sono riuscito a caricarlo o sabato o domenica, non so quando vedrete voi. Lo team Battleground di mercoledì sera è stata veramente una cosa che non ha senso ovviamente, perché abbiamo vinto praticamente, stracciato gli avversari come se non ci fosse un domani. Adesso vi faccio vedere anche la clip che ho registrato. Ecco qua signori, questa è la clip. 14.910 punti della mia squadra contro 0 di The Fire Dog. Ora, fermi tutti un attimo, fermi tutti perché cioè, gioco, fermi un attimo. Allora, voglio parlare un attimo con te. Ogni settimana ci metti alla prova con degli eventi dove bisogna nerdare così tanto fino a tal punto di non avere più una vita sociale e scordarsi anche addirittura i nomi dei propri cari, per poter vincere una o due carte forti dell'evento, appunto. E poi, in un Battleground dove praticamente possiamo farlo sempre, cioè non c'è un giorno specifico per questo evento, quindi possiamo sempre farlo uno finito un altro, ed è molto più facile ovviamente vincere le carte, però non puoi fare un matchmaking contro una squadra che non è attiva. Perché ragazzi, questa squadra non è stata attiva assolutamente, proprio 0 dello 0 più 0 più 0. Ora non so se nella clip l'ho registrato e adesso la manderò avanti, però vi giuro ragazzi che questa squadra non ha fatto neanche un solo attacco e neanche ha caricato né di una sola carica almeno una carta. Cioè, neanche un giocatore ha caricato una delle proprie carte. Per amor di Dio, va benissimo perché comunque abbiamo vinto e quindi un'altra carta per WrestleMania ce l'abbiamo e anche altre due carte Ultimate più i vari punti Battleground. Però non c'è sfida in questo modo, non c'è sfida. Cioè, secondo me dovrebbe migliorare questa cosa un po'. Perché quando si va a cercare la squadra si presume che anche un'altra squadra stia cercando e quindi finché non combaciano il matchmaking. Però in questo modo, cioè, sembra comandata da dei bot, anzi nemmeno perché avrebbero giocato di più i bot, non lo so. Qualcosa non è andato per il verso giusto, però abbiamo comunque vinto e quindi quello che conta ragazzi è questo. Abbiamo comunque Tagward con 1807 punti in testa, Clady 1791, MB Spacco Tutti 1756, Cod Boss 1753, io con 1640, con Federico con lo stesso 1640, Tripping 1612, Samir 1510 e Luca 1401. Abbiamo fatto un'ottima battaglia perché cioè, abbiamo giocato, però gli avversari sono stati praticamente nulli. E ad ogni modo ragazzi, il pacchetto di Platino è stato proprio questo. Andiamo a vedere che cosa abbiamo preso in questo pacchetto. La prima carta Ultimate è Big Cass, ragazzi. Adesso tenetevi forti perché è veramente Brock Lesnar la carta WrestleMania 33 di questo pacchetto, ragazzi. Il mio wrestler preferito, ragazzi, Brock Lesnar. Un'incredibile pescata. Ovviamente i 1500 Battle Point. E l'ultima carta Ultimate è una diva. Alexa Bliss, buonissima, e speravo che questa carta fosse la carta Ultimate, c'era in questa Ring Domination, invece era Natalia. Natalia ce l'ho già pro, un'altra purtroppo sacrificata, me ne pento, però vabbè, comunque non è una ottima diva, quindi possiamo anche passarci sopra. E Brock Lesnar è stata la nostra pescata di questa Battleground pacchetto platino. Però ragazzi, adesso arriva il bello. Come ho già detto, questa era la Team Battleground che si è conclusa mercoledì. Giovedì è iniziato l'evento Ring Domination Jinder Mahal. E mentre stavo pescando, cioè rompendo le shard della carta Ultimate Natalia, ho pescato una carta Reset che secondo me, a mio avviso, è la miglior pescata che ho mai fatto in questo gioco, praticamente, penso, perché in 2 giorni trovare due carte molto potenti, la prima Brock Lesnar nel pacchetto platino, ovviamente, l'altra un secondo Brock Lesnar carta Reset, ce l'abbiamo pro signori, grandissimo, fortissimo, il mio wrestler preferito Brock Lesnar The Beast, ce l'abbiamo pro signori, grandissimo Reset pro. E sarà la nostra prima carta WrestleMania 33 normale a portarcela al livello pro, ed è veramente una delle più forti che c'è, veramente. Me le devo perfezionare al 100%, anzi questo qui ho già cominciato a perfezionare, mi mancano circa una decina di match.
Più o meno, l'altro invece devo proprio completare ogni singolo match, quindi 40 incontri in tutto. E sicuramente entro la prossima Road to Glory ce l'avremo pro anche questa carta, ragazzi. Grandi così! Due Brock Lesnar pescati in 2 giorni di seguito, cioè fare una pro in questo modo, veramente ci vuole un bucio grande, non so quanto. Ad ogni modo, ragazzi, adesso andiamo a prenderci quest'altra nuova ricompensa. Ricompensa del campione, quindi un altro pacchetto platino. Andiamo a vedere. Questa volta, ragazzi, è stata molto più scozzata. Mi è piaciuta molto di più. 10.481 a 9.151. Stavolta abbiamo trovato, cioè il matchmaking è stato perfetto. Abbiamo trovato una squadra che aveva delle carte veramente toste. Hanno giocato, hanno caricato le loro carte ed è stata combattuta. Cioè, all'inizio eravamo proprio lì lì. Poi piano piano abbiamo un po' aumentato e poi ci stavano raggiungendo nelle ultime ore. Però non è stato abbastanza. Andiamo a vedere nei dettagli e vediamo gli altri componenti della squadra. In testa, ragazzi, ci sono io con 1584 punti. Super Bomber CT 95, 1581, Clady 1565, Federico 1531, Spacco Tutti 1335, Tripping 1031, Samir 928, 648 Petalward, Codboss 172 e Luca 106. Poi con 113 punti credo che avevo forse no, cioè Clady con 115 punti, quindi avevo comunque un ottimo deck. Avevo circa, mi sembra, due carte per estremità 3 e le altre ultimate, credo, non lo ricordo adesso. Tutte allenate, quindi comunque è stata una bella battaglia. Quindi ragazzi, andiamoci a prendere la nostra ricompensa, un altro pacchetto di platino. Ovviamente abbiamo una carta per estremità e due carte ultimate. Abbiamo anzi la possibilità di fare un'altra carta pro. Vediamo che cosa ci regala questo gioco. Dai, siamo pronti. Un Chris Jericho che è già pro, signori. Un Chris Jericho Ultimate che già è pro. E quindi, ragazzi, partiamo alla grande. Prossima carta dovrebbe essere un'altra Ultimate. Perché la WrestleMania dovrebbe darcela qua giù in fondo. Un Dean Ambrose, un'altra carta pro, ragazzi. Ce l'ho pro. Due carte pro Ultimate. Adesso, ragazzi, non c'è due senza tre. Ci devi dare anche la pro WrestleMania, ragazzi. 3 su 3 facciamo. Facciamo 3 su 3, ragazzi. Se è Naomi, tanta roba. Ci facciamo una diva pro bella tosta. Altrimenti, ragazzi, non lo so. Cosa possiamo sperare? Cioè, di WrestleMania ce n'ho veramente tante, quindi boh. Dai, così. Andiamo a vedere anche. Vabbè, prima Battle Point. Ovviamente, siamo quasi a 10.000 ed è buono. Attenzione, ragazzi, sta per arrivare a WrestleMania e ci dà Cristo. C'è pro! Sì, è pro! L'abbiamo preso nell'evento scorso! È pro! Chris Jericho! Grande madonna, ragazzi! Il pacchetto della vita! Abbiamo trovato tutto! Il triplete! Tre pro, ragazzi, in un pacchetto di platino! Mamma mia, ragazzi, andiamo a vedere subito le nostre carte. Wow, guardate che pacchetto! Due Chris Jericho, uno Ultimate, uno WrestleMania, un Dynam, cioè tutte carte pro abbiamo trovato! Tutte carte pro! Bellissimo, cioè abbiamo un deck incredibile per la prossima Road to Glory. Anche per il deck dell'SP siamo a livelli massimi, ci mancano soltanto le dive. Combinabili, guardate ragazzi, abbiamo Brock Lesnar, Chris Jericho, Dean Ambrose, tutto perfetto ragazzi, mamma mia che pescata. cioè voglio un botto di like per questo video ragazzi, un botto di like. Per davvero, cioè, non potete non schiacciare like. In queste ultime due battle, ragazzi, mi sono fatto praticamente un deck già a sé. Cioè, già con questo deck vincere qualsiasi cosa. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Intanto, ragazzi, comunque, cioè, l'unico sculo che ho avuto in settimana è stata la camera di fusione. Perché ho pescato un ennesimo Tyler Breeze. Quindi ce l'avevo già pro, però a questo punto lo tengo da parte. Perché non si sa mai, magari aggiungeranno chissà quando le carte per essere mente di fusione. Quindi abbiamo già una carta da sacrificare. E tutto il resto che abbiamo già accumulato negli scorsi spacchettamenti e tutto il resto. Quindi teniamoci da parte la carta fusione Ultimate. E aspettiamo, ragazzi. Intanto ho ricominciato da capo. Sto alla carta Survivor. Quindi c'è ancora un po' del tempo prima di tornare all'Ultimate ancora. E ragazzi, adesso continuerò la Ring Domination per arrivare a Jinder Mahal e poterlo prendere. E poi ovviamente comincerò anche ad allenare tutte le altre carte che abbiamo trovato fino adesso. Anzi, credo comunque i due Chris Jericho che avevo dovrebbero essere già allenati. Mentre i due Dean Ambrose assolutamente no, perché uno l'ho trovato, credo qualche giorno fa. Adesso non mi ricordo dove, comunque dalla draft board lo stesso. E l'altro comunque adesso, quindi devo allenarli entrambi. C'è tantissimo lavoro da fare, però ragazzi, tanta tanta robetta, eh. Direi comunque questo video lo posso concludere qua, abbiamo trovato il mondo già nella clip scorsa e in questo video abbiamo trovato praticamente tutto, un triplete di carte pro incredibile. Se vi è piaciuto anche questo video ragazzi vi invito a lasciare tantissimi like e noi ci vediamo in un prossimo episodio, ciao a tutti ragazzi!